Un mese. Era quasi un mese che non lo facevamo. Angela, ma cosa sta dicendo? Pensi sempre male. Intendevo dire che era un mese che non vivevamo a bordo di Biagio, il nostro minivan blu. Prima 2 settimane con mia sorella e Richard, e poi 2 settimane in Italia. Devo ammettere che mi era mancato vivere a un ritmo lento e a contatto con la natura, ma riabituarsi agli spazi, o meglio, alla mancanza di spazi, non è semplice. Sì, abbiamo un po' di cose da sistemare, e Biagio non si è allargato nel frattempo. Lui è piccolo, ma la nostra voglia di avventura e scoperta è enorme. Ci sarà da divertirsi, anche in questo nuovo anno, a bordo della nostra scatoletta con le ruote. Pronti a ripartire? Cosa faccio? Lancio le ciabatte per la prima volta? Vai, prima volta dell'anno. Lancio le tue però. Tradizione. Una. Drittissime, drittissime. Ah, eccoci qua. Sotto la palma. Davanti al mare. Oggi c'è il sole. Oh, che bellezza. Primo risveglio su Biagino di quest'anno. Che strano tornare sul Biagino. Sì, dobbiamo un po' riabituarci a questa vita in minivan, ricapire bene come funzionano gli spazi e tutto quanto, perché un po' ce l'eravamo dimenticati, no? Come hai dormito tu? Tipo 10 ore filate. Sì, quindi bene, direi. Quindi direi che iniziamo bene a riabituarci. Ci stiamo mettendo a sistemare di nuovo tutto, perché si sono aggiunte diverse nuove entrate. Esatto, abbiamo comprato un po' di cose dall'Italia, solo che adesso non ci stanno più in pratica. Quindi dobbiamo fare una selezione, magari eliminare qualcosa che era un po' andato. Anche perché ci sono cose che non abbiamo mai usato. Esatto. E ne abbiamo portate altre, quindi dobbiamo sistemarci un po'. Qua c'era un po' di spazio, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Ragazzi, come vedete dalla mia tenuta, abbiamo deciso di farci un bagno. Lo facciamo, iniziamo così questa nuova avventura a bordo di Biagio con un bel bagno al mare a gennaio. A gennaio io non ho mai fatto un bagno. Neanche io. Sono quasi sicuro. Beh, allora buttiamoci, perché io sono in costume. In realtà devo dire che non fa freddo, cioè sto anche abbastanza, pensavo di congelare, invece no, si sta anche abbastanza bene. Comunque siamo stati ispirati da altre persone che si sono fatte il bagno e poi la doccia, quindi mi hanno detto ma facciamolo anche noi. Se non lo facciamo qui oggi che c'è il sole, si sta bene, quando lo facciamo l'acqua tra l'altro qui è calmissima, e quindi adesso ci facciamo un bel tuffetto. Pronti? Non mi ha portato l'asciugamano. Com'è? Ci ho ripensato. No, non si ripensa niente. No, non si può. Sì, si può. Come no? È freddissima. L'ha fatto, andato. Pronta, vai! Come no? Circolazione come va? Senti i benefici del freddo? Non sento più le gambe. Aiuto! E ora doccia, momento doccia. Ti ho preso mentre ravanavi. Comunque qui intanto è arrivata un po' di gente che si farà il bagno esattamente come noi, cioè meglio come Paolo, perché io non me lo sono fatto alla fine, quindi va bene così. È più fredda dell'acqua di mare? Siamo lì. Sempre un'emozione? Guardalo il Biagino arrogante. Arrogante. Arrogantissimo, guarda lì, tra le palme. Ah, ragazzi, rigenerante questo bagnetto. Sì. E questo caldo anche, maniche corte. Dopo la nebbia in Valpadana. Sì. Ragazzi, devo dirvelo, sono tornata, sono stata un po' di giorni, ma sempre la nebbia. Ci siamo fatta per un giorno che pioveva. Io per fortuna sono andato al sud. Esatto, ti sei preso un po' di sole, ma io no, zero proprio. La nebbia
È bella tosta. No, perché sai che c'è il sole. C'è il tram che passa. Sì, e qual è il problema? Sai che c'è il sole lì sopra, capito? Quindi ti innervosisce ancora di più. Perché i giorni di nebbia sono in realtà i giorni più belli. Esatto. Cioè, quelli più azzurri, no? Fuori dalla pianura. In realtà in pianura poi si forma questa nebbiaccia. Comunque, adesso direi che andiamo a fare un po' di spesa, perché non è che ci è rimasto molto, diciamo, sì. Provviste. Ci siamo infilati in questo paesino senza volerlo. Perché stiamo cercando un supermercato, la famosa catena tedesca che ormai abbiamo capito tutti. Esatto. Ma questo come si è parcheggiato? Guarda, questa la moto occupa 3 spazi. Ci sta forse? No. No? Comunque ci siamo infilati qui dentro, c'è un bel traffico, perché comunque la Grecia è molto disabitata, perché per l'80% è il territorio greco è composto da montagne e colline. Quindi tutte le città, i paesini sono belli pieni di gente, no? Quindi si concentrano tutti in un'unica zona, il che è un bene, nel senso che se vuoi staccare, andare lontano, isolato, trovi sicuramente un posto. Bello però, a me mi gusta, eh? Esatto. Mi gusta la Grecia. Niente, adesso cerchiamo un parcheggio. Parcheggio, dobbiamo salire sul marciapiede. Hop. Oh, vai via giro. Attenta la signora. Ah, c'è un posto libero. Un posto libero, vediamo se c'è ancora più che altro. Di là. Ma ci passiamo anche là? Oddio, è bassissimo. Oddio. Prova. Te lo dico io, vai. No, eh. No. Oddio. No. Vai molto piano. No. Oddio, dai. Devo tornare indietro. Sei sicuro che non passiamo? Sì. Non ci passiamo sicuramente. Signora, ci lasci passare. Grazie. Niente, era troppo in centro questo, diciamolo, Lidl. E andiamo a trovarne un altro. È stato un po' un casino venire su. Che era una bella discesina a entrare e poi a uscire di tutta in retro, però vabbè, il viaggino ce l'ha fatta tranquillamente, adesso ne cerchiamo un altro che magari abbia un parcheggio un po' più comodo, diciamo. Facciamo un piccolo snack. Siamo appena stati lì, abbiamo preso un sacco di roba e adesso il nostro obiettivo sarà mangiare adesso poco, solo questo, e poi aspettare le 6 e fare una cena importante alle 6. Importante. Esatto. E basta. Quando sarà buio e poi basta. Per la nuova dieta. Nuovo anno, nuova vita. Proviamo questa dieta per un po', vediamo se funziona. Comunque adesso cerchiamo un bel posto dove andare a metterci, magari per fare una passeggiata, visto che c'è il sole, e ci godiamo un po' il mare. Traffico di Atene, ragazzi. Tutto bloccato, un bel casino. Tutto fermo. Già da una decina di minuti che siamo qua, abbiamo preso una piccola scorciatoia un po' più veloce, però il casino è lì, in autostrada, e niente, quindi ufficialmente abbandoniamo Atene, torneremo sicuramente, sì. Fare un giretto nella città, ci manca come capitale europea tra l'altro, quindi la vedremo presto. Sì, però per il momento preferiamo starci un po' più tranquilli, visto che comunque dobbiamo sistemare ancora un po' di cose, anche noi stiamo facendo un po' un rodaggio, diciamo, della nostra vita qui su Minivan, quindi farlo in una città è sempre un po' più complicato, e per questo che abbiamo deciso di andare. Torneremo più carichi. Esatto, quindi adesso il programma è di andare verso il Peloponneso, quindi quella zona là. Nuovo record di velocità per il Biagino, la lancetta balla sugli 80 all'ora, addirittura. Parcheggiato davanti a un hotel chiuso. Questa si chiama Kinetta Beach. Eccolo qua. È super limpida, eh? Sì,
Sono le 4:20 e noi siamo già pronti per mangiare. Abbiamo fame. Questo è il pranzo cena praticamente, forse sì, poi facciamo uno spuntino piccolino dopo. Prima di dormire, sì. Allora ci mangiamo un'insalatona con pomodori, insalata, la mozzarella. Ah, mozzarella. Un bel po' di olio d'oliva greco che abbiamo preso ancora a Zakynthos. È una meraviglia. Tè, caffè. Il sole è già sceso, ora ce ne stiamo qua un pochino, è arrivato un po' di freschino, è arrivata anche Angela. Sì, un po' freschetto adesso. Bello, mamma mia, sono i pescatori, uno, due, di là c'è un terzo pescatore, ce ne sono vari. Ah. Ragazzi, allora Paolo stava per fare un reel su Instagram, no? Per immortalare questo momento proprio da sogno qui, col tè, il caffè, sulla spiaggia, al tramonto, no? Ma noi i reel non vengono bene, anche perché ci succede sempre di tutto quando cerchiamo di farne uno, come adesso, mentre lo faceva, ha calpestato, diciamo, il regalino di un cane, quindi ora sta lavando le scarpe in mare. Perché comunque non possiamo mettere sul biagino così tutte puzzolenti, quindi le sta lavando. Vabbè, quindi direi che ancora una volta si conferma che i reel non ci vengono, insomma. Vedi il lato positivo, porta fortuna. È lavata bene? Era una bella grossa, eh? Apri. Ti sei svegliata stamattina con la grandine? Wow! È stato un bel casino, eh! Sì. Che vista, anche stamattina! Adesso però il sole, eccolo lì! Vediamo se ha lasciato dei segni! Oh. No! A posto, è andata bene! Io pensavo stessero suonando le campane a un certo punto, perché picchiava sul portapacchi! Sono appena andata a fare la pipì. Vabbè, non c'era bisogno di dirlo così. Ah, tutto pronto. Avena, caffè, tè. Manca la frutta. Il nostro programma di oggi era quello di arrivare là in fondo. Solo che stiamo vedendo che ci sono un po' di nuvole nere sopra quella zona, quindi non sappiamo bene se aspettare ancora un po', stare qui ancora un po', o invece proseguire comunque, vabbè, prenderci forse un po' di pioggia anche oggi. Stamattina comunque il risveglio con la grandine, che non ci era mancata affatto, anzi, però ci ha ricordato un po' quel periodo non tanto lontano in cui ci siamo presi tanta di quell'acqua con il biagino e vorremmo evitare, insomma, questa cosa ancora. Comunque stanotte è andata benissimo, abbiamo dormito con le onde del mare e abbiamo notato che sulle spiagge della Grecia c'è molto movimento, soprattutto la sera, perché si riempiono di pescatori. Ieri sera c'erano tantissimi e sono arrivati appunto appena è sceso il sole, sono piazzati tutti sulla spiaggia praticamente davanti a noi, davanti al van, e poi non so quanto siano stati perché poi noi siamo crollati, ci siamo addormentati. E stiamo pian piano rientrando nel ritmo di questa vita nomade con un minivan e quindi stiamo ancora, abbiamo ancora un po' di cose da sistemare in realtà, perché ci siamo accorti che abbiamo un po' di cose da pulire, da fare, però lo facciamo con calma giorno per giorno, perché quello che vogliamo fare è anche un po' riprendere il ritmo classico nostro, no? Quindi bello lento, tranquillo. Intanto qualcuno arriva
da dietro i boschi. Eccolo qua. Che c'è? Bagno pulitissimo. Vero? Perfetto. Sembra un po' tipo la moglie di Robinson Crusoe. La capanna. Ma tu sei a dare un piatto. Fai una faccia. Comunque c'è questa capanna sulla spiaggia, sulla parte finale della spiaggia. Che è parte nudista. Che è la zona nudista, si inizia più o meno da lì dove ci sono le rocce, da lì a qua, fino alla fine della spiaggia. Mi sa tanto che la Grecia sarà il paradiso di nudisti. Mi sa anche a me. Perché per la prima volta ne abbiamo visti un paio ieri a gennaio. Temerari, devo dire, perché sì. Comunque temerari. No, ieri non c'era vento, stava, quindi bene, ci stava. Comunque c'è questa bella capanna, là in fondo guarda, c'è una valigia, un armadio. Quella che è tipo quei frigoriferi portatili. È un mini bar, secondo me, sì. Più estivo. Sì, oppure lo usano i pescatori, secondo me. Vedi, la sedia è qua pronta, magari la sera quando vengono a pescare. Però è fatta bene la capanna, eh? Sì. Momento Giuliacci. Questo è il tempo. Lì c'è una tempesta in corso perché ho visto lampi tuoni 7. Di là invece si sta un po' schiarendo, quindi forse possiamo proseguire da quel lato. Il Biagino, mamma quanto è bello il Biagino. Siamo innamorati ogni giorno di più. La neve sui colli. Là in fondo non si vedrà mai. Sulle montagne, guarda che bello. Comunque ha piovuto ancora un po', però adesso sembra che abbia smesso. Noi stiamo andando a Corinto. Fantozzi, chi sì. Si ricorda la nuvola di Fantozzi? Ecco, penso che ci segua un po', non lo so. Vediamo. Speravamo di averla lasciata in Albania, ma vediamo. Comunque stiamo andando. Ci sto a piacere. Esatto. Stiamo andando a Corinto a farci un giretto. L'altra volta eravamo andati a vedere il canale quando c'era ancora mia sorella e Richard. Invece adesso proviamo ad andare proprio nel centro della cittadina, ci facciamo un giro visto che il tempo non è proprio fantastico. Ci vediamo sta. Un po' com'è il centro di Corinto e poi comunque continueremo verso il mare, verso sud stasera, vediamo se andare comunque verso sud o se fermarci invece proprio a dormire sul canale di Corinto. Non è bello, non è male. Ed eccoci sul ponte del canale di Corinto, eccolo qua. Non esattamente bellissimo, diciamo. Qua siamo praticamente vicino al porto, lì in fondo c'è il porto. Adesso andiamo a cercare il centro della cittadina. Manovra di parcheggio del Biagino, come sempre in spazi molto stretti. Siamo al porto, fermo. A grande richiesta, visto che è tanto tempo che non lo faccio. È arrivato il momento, Angela. Quante cose lei ci spiegherà. Faccio anche il ballettino. È arrivato il momento, Angela. Quante cose ci racconterà. Comunque. Scusate, ragazzi, scusate. Era da tanto però che non facevamo. Per recuperare. Comunque ci avete chiesto in tanti la canzoncina prima dei momenti Angela, quindi ci sta. Via col momento Angela a Corinto. Secondo, qui siamo a Corinto. E Corinto è una città antichissima, è stata fondata nel 1400 avanti Cristo e nella guerra del Peloponneso è stata la storica alleata di Sparta contro Atene. Comunque, breve informazione di servizio, è entrato il sole. Meno male, l'abbiamo pregato e eccolo qua, è arrivato. In Grecia sono un po' traballanti, esatto, un po' rattoppate, no? Ci hanno messo una pezza qua e là, ci sono un po' di buchi, non sono messe benissimo, insomma. Devo dire che ricordo un po' con la nostra bella Italia, devo dire la verità. Un pochino sì, in realtà in Albania invece erano perfette, lo so. Ci siamo parcheggiati qui per ora, qui c'è un fiume accanto, l'acqua limpidissima, e lì dietro in fondo c'è il mare. Adesso andiamo a dare un'occhiata, vediamo un po' com'è questo.
questo posto, non siamo convintissimi di rimanere qui, più che altro perché il sole non c'è già più e quindi vediamo un attimo, andiamo a vedere com'è la spiaggia magari. L'unico modo per accedere al mare è attraverso questa camminatina. Eccolo lì il biagino tra le piante, quello è il mare. Si passa di qua perché altrimenti c'è tutta questa laguna e non si riesce a passare. Funghi, riso, si fa un bel risotto. Risotto esatto. Coi funghi. Sì, risotto rivisitato, diciamo, molto leggero, semplice. Light. E mentre tu invece cucini, io do una sistemata a questo che è sei un po' incasinato, esatto. Quindi diamo un po' una sistematina, anche la dispensa qua sotto, guarda quante cose abbiamo. Intanto io cucinerò qua sotto a livello, ops, a livello dei piedi. È molto comodo, tra l'altro. Sì. Dobbiamo un attimo ancora Risettarci per benino. Perché abbiamo un po' di casino da sistemare. La cosa più complicata, secondo me, di vivere in un minivan piccolo è che devi avere le cose tutte nel posto giusto per sì. essere pronte a essere prese. Assolutamente. Adesso, visto che abbiamo fatto un po' di confusione, anche quando eravamo con mia sorella abbiamo tirato giù le cose, si è preso, fatto, spostato, è tutto un po' in disordine. Io lo dico sempre, l'ordine è fondamentale, è fondamentale. Comunque oggi abbiamo preso nuova ricarica a meno di un euro. Sì, si trovano 90 centesimi in praticamente tutti i supermercati, le ricariche per il nostro fornelletto. Il fornelletto, come sempre, è lui, qui in fondo, da un bel po' che non lo usiamo. È super pratico e veloce. So che non si fa così, ragazzi, ma la stiamo tagliando tipo con la scure. Sì, è un aglio gigante. Pezzi cioè, enormi di aglio. Delle teste d'aglio enormi. Anche là, stasera non ti avvicinare, sai? Dracula. Ah, tanto lo mangio anch'io, cosa cambia? Devo prendere distanze stasera. Non so dove, perché lo spazio è sempre quello, non è cambiato niente. Comunque stiamo cucinando con il portellone aperto di lato, con la vista sul fiume e la montagna qui dietro. Che bellezza. Ragazzi, ecco qua il risultato. Qui sopra ci sono il sale, l'olio, il caffè, il miele, lo zucchero. Nella scatolina ci sono le posate. Qui sotto una pentola e i piatti, che adesso sono qui perché siamo quasi pronti per cenare. E qui sotto si manteca. Guarda qua il riso. Si manteca. Che bello. Senza burro, senza formaggio. Senza niente. Aglio. Diciamo gli ingredienti, vai, fai tipo ricetta. Aglio, olio, riso e funghi. E acqua. E acqua. Basta, e sale. E sale, fine. Comunque qua invece abbiamo tutta la sezione tè e il pentolino per fare il tè qua. A posto, siamo pronti, qui ci sono le nostre super tovagliette, tra poco si mangia. Qui ragazzi stiamo allestendo il letto. Ale. Tutto a posto, tutto incastrato, si sistema il materasso. Guarda, il puzzle è perfetto anche oggi. Comunque volevo dirti che sei molto carino con le lucine di Natale, ma se ci sono le lucine di Natale vuol dire che ci siamo dimenticati di spegnere la batteria. Vabbè, magari teniamo accesa ancora una. C'è un modo, è anche facile. Perché c'è una cosa che ci dimentichiamo sempre. Cioè che si può queste panche si alzano. Tiro e noi su, ce lo dimentichiamo. Metto la mano e spengo le luci. Ecco, adesso siamo completamente al buio e quindi direi che possiamo anche chiudere il video, no? Sì. Ragazzi, allora noi siamo sotto la coperta, quindi vi salutiamo, questo video finisce qui e mi raccomando iscrivetevi al canale, per noi è super importante, è un regalo enorme che ci fate perché ci aiutate a far crescere il canale sempre di più. E per farci crescere, se volete, dateci una mano, condividere il canale, condividere i nostri sì. video, noi siamo contentissimi se lo fate, magari su Instagram, magari su dove Facebook, volete. O ai parenti o dal fruttivendolo. Fruttivendolo. dove volete, noi vi ringraziamo, vi salutiamo. Buonanotte, ci vediamo al prossimo video. Esatto. A noi. Alla prossima. Ciao ragazzi, abbraccioni di gruppo. Ciao. Ciao. Abbiamo fatto la tettoia. C'è anche la tettoia. Siamo tornati in mezzo alle arance. Tanto qualcuno si è innamorato. Ma abbiamo scoperto in questo momento, cioè poco tempo fa, che stiamo andando alla polizia.